Stiamo arrivando alla demo. Ok, buongiorno a tutti. Iniziamo quasi puntuali, sono giusto un minuto dopo le 12. Questo è il terzo ormai incontro sui temi legati sui temi legali legati all'open data. Il relatore di oggi sarà ancora Simona Liprandi, gli cederò la parola quasi immediatamente. Comincio prima con un po' di informazioni di servizio. Intanto, come sempre, vi ricordo che stiamo registrando questo evento, per cui poi tutte le informazioni saranno disponibili sul portale. Vediamo se riesco ad arrivarci. La faccio, sì, eccolo qua, sul portale www.agendadigitale.regione.lombardia.it, quindi ci sono gli atti di tutti i webinar che stiamo organizzando. Benissimo, torniamo alla presentazione. Altra notizia di servizio, rispetto al webinar precedente c'era stato un dibattito che poi per motivi di tempo abbiamo dovuto un pochino troncare riguardo agli aspetti più legati all'applicazione del decreto legislativo 33 del 2013. Come vi avevamo detto, ci siamo guardati intorno, abbiamo visto che il Formez ha già organizzato una serie di incontri su questi temi e anche in questo caso ci sono online le registrazioni, quindi potete vederle in qualsiasi momento. Quindi, sono già stati organizzati dei webinar su questi argomenti. Ovviamente se ci fosse qualche altro approfondimento siamo a disposizione anche per futuri interventi su queste cose. Ok, altra informazione. Noi oggi parleremo di licenze che riguardano l'uso degli open data anche. Tra le altre cose, vi ricordo che il portale dati.lombardia.it ha deciso di adottare la Italian Open Data License 2.0. Perché l'abbiamo fatto? Perché nel 2012, quando il portale era partito, questa licenza ci è sembrata la più adeguata a quelle che erano le nostre esigenze in quel momento. È una licenza d'uso che dice sostanzialmente che si è liberi di fare di utilizzare i dati per qualsiasi scopo, l'importante è che sia citata la fonte e che le applicazioni che eventualmente vengano fatte non siano indicate come quelle di Regione Lombardia nel nostro caso. È una licenza che ci mette anche, diciamo, al sicuro dal punto di vista della pubblicazione dei dati perché, diciamo, noi pubblichiamo i dati così come sono e non ci assumiamo responsabilità in caso di errori, anzi se ci vengono segnalati questi errori ci fanno solamente comodo. Ok, lascio subito quindi la parola a Simone, gli ho rubato già fin troppo tempo e poi speriamo di non andare troppo oltre le 13, io rimango comunque alla console per cercare di raccogliere tutte le domande e gli stimoli che arriveranno durante la giornata. Ok, buongiorno a tutti. Slide, vediamo se. Ok, sì, vedo che sono già pronte, operative. Perdo poco tempo per la presentazione, ormai è il terzo appuntamento, quindi più o meno mi conoscete. Giusto due parole per coloro che sono connessi solamente all'incontro di oggi. Qua trovate i miei riferimenti. Io sono, diciamo, un giurista di formazione che poi ha fatto anche un dottorato di ricerca in campo società dell'informazione, quindi un po' più a 360 gradi sul mondo digitale. E invito chi dovesse essersi collegato solo all'incontro di oggi veramente a guardare il prima possibile anche gli atti degli altri due incontri perché hanno c'è un filo conduttore che potrebbe essere utile ricostruire. Infatti oggi parliamo di licenze e darò per scontato un po' di cose già dette negli altri seminari, quindi abbiate pazienza un attimo, poi Matteo adesso c'è qualcuno che ha bisogno di qualche chiarimento in più tramite le domande, tramite la chat, possiamo aiutarlo con dei link. Appunto, chi volesse invece avere qualcosa di scritto, c'è il libro che avevo già segnalato. Qualcuno ha, così anche io faccio una comunicazione di servizio importante, qualcuno ha segnalato che
dal link che io ho fornito, che è sul mio sito, il libro risulta pubblicato sulla piattaforma Scribd e non scaricabile liberamente, vengono chiesti dei soldi alla registrazione. Abbiamo scoperto qual era la questione, qual è l'arcano, che praticamente Scribd lascia scaricare liberamente dei file a coloro che hanno a loro volta caricato dei file, hanno contribuito. Io questa cosa sinceramente non la sapevo, mi era sfuggita perché essendo io un vecchio contributore di Scribd non ho mai avuto il problema inverso. Quindi se qualcuno ha necessità di scaricare il file, cioè di averlo e non solamente di leggerlo online, cioè la lettura è sempre comunque già garantita da Scribd, però se qualcuno volesse il file, visto che l'aggiornamento del mio sito è una cosa un po' macchinosa e sto cercando di cambiare tutta la piattaforma, ve lo mandiamo, Ferdinando ce l'ha, lo può mandare via email o comunque potete anche scrivere a me, avete il file PDF senza problemi, che poi essendo sotto licenza a sua volta lo potete anche voi ripubblicare se volete sui vostri siti. Ok, andiamo sulla struttura del webinar così ci rendiamo conto un po' di quello che dobbiamo dire oggi. Oggi parliamo di licenza finalmente. So che è un tema che era molto molto caldo perché veniva fuori dalle domande degli altri webinar e che però abbiamo dovuto lasciare per ultimo perché effettivamente parlare di licenze necessita un'idea molto chiara di quali sono i diritti che in queste licenze entrano in gioco. Quindi necessariamente il tema delle licenze doveva venire dopo quelli che abbiamo chiarito nei primi due. Vi ricordo brevemente, nel primo seminario abbiamo chiarito quali sono i diritti che si creano sulle banche dati, che esistono secondo la normativa europea, soprattutto in campo di banche dati, e poi nel secondo abbiamo parlato del diritto d'autore e anche del diritto sulle banche dati, che è, di cui sono titolari gli enti pubblici con tutte le sue particolarità. E quindi appunto adesso arriviamo finalmente a capire questi enti, che sono penso gli enti di cui gran parte del pubblico di oggi, in cui gran parte del pubblico di oggi lavora, appunto hanno diritti e hanno la possibilità di applicare licenze sulla base di questi diritti. Quindi cerchiamo innanzitutto di mettere a fuoco i principi che governano il licensing in generale, perché si dà per scontato che si sappia che cos'è una licenza e come funzioni. In realtà due slide di approfondimento sono opportune. Poi andremo un pochettino più a fondo sul concetto di open licensing, cioè di licenze open, e specificamente nel mondo dei dati, che è quello che interessa il discorso appunto open data. E poi alla fine farò una panoramica sulle principali licenze considerate coerenti con la definizione di open data. Nell'excursus di oggi difficilmente riuscirò a darvi un dettaglio sulle singole licenze, perché abbiamo già ho visto le slide quante ne sono venute fuori e secondo me arriviamo giusto, giusto al pelo per potervi dare una panoramica di quelle disponibili. Già Ferdinando prima vi ha parlato brevemente della licenza IODL, dopo vi dirò due cose sulle licenze Creative Commons che sono quelle più note. Non si riuscirà ad andare nel dettaglio con un paragone, con un confronto specifico sulle singole licenze, quindi abbiate pazienza, vi possiamo dare dei materiali da approfondire oppure eventualmente vedremo di fare altri appuntamenti. Comunque, sento che si è aperto un microfono, può essere che no. Qualcuno voglia dire qualcosa? Ok, no. Qualcuno dalle sedi territoriali? Niente, l'hanno chiuso. Ok, allora era un falso allarme. Perfetto, io direi di partire. Il concetto di licenza d'uso e partiamo subito a caldo con il sondaggio che so che a voi piace tanto, perché, e serve anche a me, perché so che sul concetto di licenza d'uso girano spesso molte leggende metropolitane. E quindi voglio capire un attimo quanto queste leggende metropolitane sono entrate nel tessuto, nella cultura della rete. Quindi cerchiamo di capire bene che cos'è di preciso una licenza d'uso per opere dell'ingegno, che tipo di documento è dal punto di vista giuridico. Quando abbiamo capito bene questo, abbiamo il terreno spianato per capire, per riuscire a gestire questi documenti ed applicarli alle nostre opere. Quindi questo è il sondaggio, cioè la domanda che faccio è, secondo voi, quale di queste frasi, adesso avrò vi compariranno 5 opzioni, quale di queste frasi definisce meglio il concetto di licenza d'uso, secondo voi? Ah, ok, sì, giusto. Le 5 opzioni, non ricordavo più come messe nelle slide. Queste sono le 5 opzioni, un documento per tutelare maggiormente una propria opera, un documento per ottenere il copyright su una propria opera, un contratto per acquisire e cedere i diritti d'autore su un'opera, un documento per regolamentare la diffusione e uso di una propria opera, oppure un'autorizzazione per svolgere attività che toccano l'ambito del diritto d'autore. Ricordate, il concetto di licenza d'uso. Parte il sondaggio, dovrebbe, ecco, vedo comparire. A voi la risposta.
E le risposte mi serviranno per dire un po' di cose divertenti, interessanti, appunto, per inquadrare meglio e correttamente il concetto di licenza. Adesso, prime due non le stanno. sì, esatto, anche le persone me lo dite dopo perché non vorrei che si Esatto. sentisse e le vostre risposte dovessero, Influenza. esatto, dovessero influenzare o dirottare. Quindi vediamo cosa risponde la platea del webinar Direi e che si poi. è abbastanza stabilizzato, quindi lo chiudo e lo metto a disposizione. Ok, vediamo chi è che ha vinto. Allora, 0 con 0 opzioni, 0 scelte per documento per tutelare maggiormente la propria opera. 3%, quindi poche risposte, documento per ottenere copyright su una propria opera. 24%, un contratto per acquisire e cedere diritti d'autore su un'opera. Vince col 56%, un documento per regolamentare diffusione e uso di una propria opera. E 18%, quindi al terzo posto, autorizzazione a svolgere attività in ambito di diritto d'autore. Voi qua in sala cosa avreste detto o cosa avete detto? Perché ho visto che avete discusso. Sul maggioritario 4, Siete tutti sul maggioritario. 4, vabbè, allora niente, ho trovato una platea di gente preparata. Ma vi assicuro che quando faccio incontri, seminari, soprattutto rivolti agli autori, ad esempio musicisti, blogger, si crea veramente un sacco di confusione su questo punto e la maggior parte mi risponde soprattutto l'ipotesi 2, che l'ipotesi 2 è oggettivamente la più fuorviante, perché pensare che la licenza sia la fonte del diritto è esattamente un equivoco, è un nonsense, perché la licenza la può mettere colui che ha il diritto, no? Okay, quindi non ha senso, infatti vedo che non c'è cascato quasi nessuno, neanche nella prima, in realtà la prima e la seconda sono un po' due modi diversi di dire la stessa cosa, no? Cioè quell'equivoco per cui la licenza è lo strumento che crea il diritto e che dà tutela all'opera. Quindi, come abbiamo visto, la risposta corretta, diciamo, di queste cinque, la definizione più corretta è proprio la 4, cioè un documento che serve per regolamentare la diffusione e l'uso di una propria opera. Da valutare anche la 3, nel senso che è un contratto per acquisire e cedere diritti d'autore su un'opera, ni, perché effettivamente, dopo come vi spiegherò, non sono tutti gli effetti dei contratti, sono licenze, quindi a volte alcuni le chiamano contratto di licenza, ma è un'altra cosa. E poi un'autorizzazione per svolgere attività che toccano l'ambito del diritto d'autore, anche qui c'è l'inganno perché c'è la parola autorizzazione che è molto simile a licenza. E però anche in questo caso non è corretta, quindi barriamo come errore rosso le prime due, perché l'autore acquisisce tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore con la semplice creazione dell'opera, con una sorta di meccanismo automatico, quindi non è certo l'applicazione della licenza che fa sorgere i diritti d'autore in capo all'autore. Questo primo equivoco da cui dobbiamo tenerci lontani, in cui non dobbiamo cascare. Come vi ho detto, appunto, un contratto per acquisire e cedere diritti d'autore su un'opera, le licenze innanzitutto non sono propriamente dei contratti, anche se a volte possono comportarsi come contratti e alcune si autodefiniscono contratti. Problema perché appunto il concetto di contratto banalmente non è sempre uguale da una legislazione all'altra. Noi abbiamo una definizione di contratto nella nostra legge che è l'articolo 1321 del codice civile, che non sempre coincide con il concetto di contratto che ha ad esempio un americano. Quindi le licenze Creative Commons per un americano possono essere contract, ma non strettamente contratto nel nostro ordinamento. Quindi vabbè, sono riflessioni un po' da teorico, da giurista teorico, però bisogna tenere in considerazione. Tecnicamente sono dei negozi giuridici che comunque vivono nel terreno del diritto privato, quindi i principi dei contratti tornano sempre buoni, perché ci servono per capire come vanno applicate e come gestire queste licenze. Però ecco, bisogna stare attenti a definirle a priori come contratti, perché poi possiamo avere qualche problema. E infine appunto un'autorizzazione, qui vi ho già spiegato c'è un po' l'inganno, qui innanzitutto non siamo nell'ambito del diritto amministrativo, quindi licenza nel diritto amministrativo ha un significato che è tipico di autorizzazione, ovvero io apro un bar, ho bisogno della licenza per vendere gli alcolici, c'è il comune, c'è un ufficio pubblico che è preposto a darmi questa licenza, perché tecnicamente licenza, come vedremo dopo, ha un'etimologia legata all'autorizzazione. Licenza, licere in latino vuol dire autorizzare, consentire, però in questo caso non è questo il caso, ecco.
Quindi appunto quello che vi ho detto adesso, cioè tenete ben presente innanzitutto questa etimologia che ci aiuta a tenere chiara la direzione, no? Cioè licenza, dal latino licere, che significa consentire e autorizzare. Quindi nel momento in cui c'è una licenza vuol dire che c'è qualcuno che ha dei diritti e che ci sta autorizzando a fare delle cose. In questo caso chi è colui che ha i diritti? L'autore dell'opera, comunque il titolare dei diritti, che non è sempre l'autore, perché appunto nel caso di una casa editrice, ad esempio, ha acquisito i diritti di un libro, di un testo musicale, ad esempio, oppure di una pubblica amministrazione che ha creato un dataset ed non è a tutti gli effetti autore nel senso etimologico del termine, ma è titolare dei diritti. Quindi una licenza corretta, scusate, una definizione corretta che possiamo dare del concetto di licenza d'uso è questa, cioè una licenza d'uso è un documento che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo. Questa è secondo me la definizione più, diciamo, precisa e che non è passibile di equivoci. Questo documento, basandosi sul diritto d'autore, muovendosi quindi dentro i suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera. Ricordatevi che ci sono sempre queste due anime nelle licenze, adesso le vedremo, in realtà le abbiamo già viste, quando Ferdinando ha fatto brevemente vedere la IODL, c'erano già queste due parti, c'è una parte in cui il titolare dei diritti ci dice quali sono le cose che possiamo fare e poi la parte in cui ci dice ok, lo puoi fare ma a queste condizioni. E quindi queste due parti ideali ci sono sempre, magari sono sparse e le troviamo scritte in varie clausole sparse nella licenza, però questi due elementi li troviamo sempre. Sottolineo questi due concetti, cioè basandosi sul diritto d'autore, perché comunque sono dei documenti che vivono nel terreno del diritto d'autore, quindi sono all'interno del terreno del diritto d'autore e quindi appunto dire che siano, quando sento dire ad esempio che le licenze Creative Commons sono una forma di rifiuto del diritto d'autore, alternativa al diritto d'autore, è abbastanza improprio, perché sono comunque dei documenti, degli atti, dei negozi giuridici che si ispirano ai principi fondamentali del diritto d'autore. E appunto ci sono queste due anime, come vi ho già sottolineato, cioè degli usi che si possono fare dell'opera e delle condizioni che si devono rispettare. Un po' di storia, quindi la prassi di diffondere opere dell'ingegno accompagnate da licenza d'uso è stata inaugurata in ambito informatico, quando il software è diventato un prodotto commerciale destinato a distribuzione sul mercato. Quindi parliamo degli anni 70-80, cavallo tra gli anni 70-80, quando il software diventa un prodotto commerciale destinato ad una distribuzione come diciamo oggetto commerciale a sé stante, e da lì le case produttrici hanno cominciato a pensare che potessero meglio precisare il loro copyright su quell'opera allegando un documento di licenza che quindi appunto precisasse maggiormente quali fossero i limiti per l'utente sulla base del copyright detenuto dalla casa produttrice del software. E da lì poi pian piano è stata esportata anche negli altri campi della produzione intellettuale, fino ad arrivare ad esempio al giorno d'oggi alle licenze che troviamo quando non so, abbiamo un account su Amazon, scarichiamo dei libri, degli ebook, questi libri ci arrivano con una licenza d'uso, che noi abbiamo accettato magari senza neanche rendercene conto, perché nel momento in cui scarichiamo c'è un piccolo click da fare con scritto accetta i termini d'uso, nessuno legge e accetta. Ecco, quello è a tutti gli effetti un'attività che è simile all'accettazione di un contratto, quindi in quel caso la licenza si è comportata come un contratto e quindi ho scaricato un file, un libro digitale che ha una licenza d'uso in cui se la vado a leggere mi viene spiegato quali usi in quali termini posso, quali usi posso fare in quali termini di questo file. Ci sono domande? No. Scusate, non c'ho. Allora, l'open licensing che cos'è? Quando in una licenza d'uso le libertà concesse all'utilizzatore dell'opera prevalgono sulle condizioni imposte, si dice genericamente che si tratta di una licenza open. Cioè, abbiamo adesso finora definito genericamente che cos'è una licenza. Però, visto che adesso dobbiamo parlare di open data, quindi arrivare a capire cosa sono le licenze open in ambito di banche dati, capiamo quando è che diventa open una licenza? Quando quell'equilibrio che vi ho fatto vedere prima tra limitazioni che vengono date all'utente e invece e libertà che vengono date all'utente si sbilancia, grazie, si sbilancia a favore delle libertà. Quando appunto leggendo una licenza vediamo che il titolare dei diritti ci sta dando una serie di libertà e ci sta chiedendo indietro solo poche cose, come ad esempio il semplice riconoscimento della paternità, come succede nella IODL o nella licenza CC BY
oppure la semplice richiesta di non fare le opere derivate. In quei casi la licenza, se andiamo a leggere anche tutta la parte relativa alle libertà concesse, vedremo che c'è tanta roba, cioè ci è concesso ad esempio il riutilizzo, la ridistribuzione dell'opera, la copia, la modifica in alcuni casi. E quindi in questo caso comunemente si dice licenza open, open licensing. Attenzione che ovviamente sul concetto di open possiamo stare qui a fare 5 ore di seminario e non usciremo vivi, perché a seconda dell'impostazione, della filosofia da cui si proviene, una cosa può essere considerata open o può essere considerata meno open. In quel caso entrano in gioco delle linee guida, cioè dei termini, diciamo delle definizioni che vengono poi condivise dalla community e accettate, per capire che cosa effettivamente si possa considerare open. Io ho fatto ironicamente questa slide, 50 sfumature di open, no? Per farvi capire che le licenze open, adesso lì in mezzo ci sono le Creative Commons, ma perché le Creative Commons sono le più note, avrei potuto mettere genericamente un logo per dire open licensing. Comunque, le licenze open servono proprio per creare questa sfumatura intermedia tra il copyright e il classico tutti i diritti riservati, in cui il titolare dei diritti si tiene tutti i diritti e dice qualsiasi cosa tu voglia fare con la mia opera, mi devi chiedere il trapezzo, punto, tutti i diritti riservati. Dall'altra parte c'è il pubblico dominio, ovvero quando un'opera, o per una questione di legge, perché abbiamo visto che c'è l'open by default in alcuni casi, oppure perché semplicemente il titolare dei diritti è morto da più di 70 anni, quindi sono scaduti i termini previsti dalla legge affinché ci sia un diritto, allora l'opera in quel caso diventa patrimonio dell'umanità e può essere utilizzata liberamente da chiunque senza dover chiedere nulla a nessuno. Però all'interno di questi due estremi ci sono una serie di sfumature che prima non erano possibili, se non attraverso appunto, se non grazie all'arrivo di questo fenomeno delle licenze open, in cui è l'autore stesso a dirvi: ok, a me va bene una sfumatura di grigio, non mi interessa essere tutto nero o tutto bianco, e allora ti comunico, io, titolare dei diritti, comunico a te, utilizzatore dell'opera, potenziale utilizzatore della mia opera, che puoi fare certe cose liberamente senza dovermi chiedere il permesso, quindi ti sto dando un permesso a priori. E a seconda di quanto questo permesso è libero e ampio, la licenza si considera più o meno open, quindi le licenze Creative Commons, dopo ve le faccio vedere, sono 6, ce n'è una che sta più verso la parte nera, quindi più verso il copyright, perché ha più clausole, diciamo, restrittive, invece ce n'è una che è molto molto vicina al public domain, perché chiede solamente il riconoscimento della paternità. Ok, quindi questo è un po' simbolicamente il senso delle licenze open. Classica domanda che viene fuori in questi casi, mi capita spesso appunto quando faccio lezioni e conferenze su questi temi, ma scusa, ma mi chiedono, ma se l'obiettivo era quello di lasciare l'opera a circolare liberamente sulla rete, ad esempio, perché dovrei applicare una licenza? Non basta che io non dica nulla, la metto online e nel momento che è online, tanto non ho detto nulla, la gente la trova, la prende, la riusa. Ecco, risposta a questa domanda, assolutamente no. Assolutamente no, perché l'ho già spiegato prima, l'ho già accennato prima. In realtà il diritto d'autore ha un meccanismo che è esattamente inverso, cioè se io trovo qualcosa che non è stata creata da me, vuol dire che qualcuno l'ha creata, cioè c'è qualcun altro che l'ha creata e quindi c'è qualcun altro che probabilmente detiene dei diritti d'autore su di essa, a meno che siamo in un caso di open by default o di public domain by default, oppure un caso in cui l'autore siamo sicuri che è morto da più di 70 anni e sono passati tutti i termini di legge anche relativamente ai diritti, cosiddetti diritti connessi, diritti sui generis, allora in quel caso, ok, sono sicuro che posso usarla, però in tutti gli altri casi, in realtà, essendo diritto d'autore, una tutela che si applica automaticamente anche senza che l'autore faccia depositi, registri l'opera da qualche parte, io devo considerare qualsiasi opera non creata da me come un'opera che ha dei diritti di qualcuno, quindi devo comunque chiedere il permesso. E quindi in mancanza di una presenza di permesso specifico, cioè non avendo io il numero di telefono dell'autore che ha scritto degli autori che hanno scritto tutte le opere presenti nel mondo, l'unica alternativa è quella di applicarvi delle licenze, cioè l'autore stesso ci dice che gradisce che alcune cose, che alcune, alcuni utilizzi vengano fatti liberamente sulla sua opera, applicando alla sua opera una licenza. Quindi è come se lui ci stesse autorizzando a priori a fare delle cose senza il bisogno di contattarlo. Parentesi, rimane sempre valida l'ipotesi di contattare l'autore. Se arrivate su un sito, trovate una tesi di laurea che vi interessa, che volete riutilizzare, e l'autore non ha pensato di applicare una licenza Creative Commons perché, non so, semplicemente non ci ha pensato, non gli interessava, non sapeva cosa fosse,
vale sempre l'ipotesi, prendo, mando un'email, gli scrivo e gli chiedo l'autorizzazione, perché quello è anche legittimo ed è buona prassi. Se però c'è una licenza, vuol dire che lui ci ha già autorizzato a fare alcune cose, basta leggere la licenza e capiremmo tranquillamente quali sono questi usi che lui ci ha autorizzato. Il meccanismo del licensing, dell'open licensing è quindi questo. Abbiamo da una parte un licenziante, cioè il titolare dei diritti è colui che può applicare la licenza sulla sua opera, perché se non sei titolare dei diritti non hai neanche il potere, non hai neanche la possibilità giuridica di applicare una licenza alla tua opera, perché non è tua e quindi devi chiedere comunque permesso a qualcun altro per applicare la licenza. Quindi c'è un licenziante che, avendo i diritti di farlo, applica la licenza all'opera, sceglie una delle licenze disponibili, la allega, la associa alla sua opera e la distribuisce con questo legame stretto. E di là abbiamo dall'altra parte i licenziatari, cioè coloro che sono potenziali utilizzatori dell'opera e quindi diventano gli altri destinatari del documento giuridico licenza. Quindi abbiamo licenziante, licenza, che è quella lì con Creative Commons, il quadratino con scritto Creative Commons, l'opera che viene detta opera licenziata, perché viene rilasciata con licenza, e i licenziatari sono i soggetti, come vedete ho messo un'immagine che richiama una platea di persone indefinita, perché il licenziatario nel caso dell'open licensing è sempre un soggetto indefinito, perché non sappiamo, il licenziante non sa a priori chi è l'utilizzatore della sua opera e quindi rilascia la sua opera, e il licenziatario è colui semplicemente che decide di utilizzare l'opera e nell'utilizzarlo accetta implicitamente i termini d'uso della licenza Creative Commons, della licenza Open che viene applicata. Io utilizzo le Creative Commons come paradigma perché sono le più note, in realtà non sono le uniche, ce ne sono una marea di altre, basti pensare a quella che, se avete un po' idea, Wikipedia è sotto licenza Creative Commons, ma in realtà non lo è sempre stata. Prima della licenza Creative Commons, Wikipedia aveva utilizzato un'altra licenza che era la Free Documentation License, la cosiddetta FDL, che era una nota licenza per documentazione. Poi c'è stato il switch alla Creative Commons perché si sono accorti che funzionava meglio per un'opera come Wikipedia, però appunto per dimostrare che le licenze ce ne sono diverse e che fanno alcune la stessa funzione, anzi probabilmente ce ne sono troppe, perché alcune fanno appunto delle cose molto simili, quindi si sovrappongono, e questo viene considerato license proliferation, cioè diciamo sovrapposizione, sovrabbondanza di licenze. Vabbè, se non ci sono domande su questa parte qua, ok, vado avanti. Sempre per un discorso storico, perché per ora è tutto chiarissimo, okay, perfetto. Che mi preoccupa. Le licenze free, software open source, perché in realtà appunto il modello open licensing nasce in ambito informatico, come già il modello licensing in generale nasce in ambito informatico, però le prime licenze open che hanno appunto questo sbilanciamento verso le clausole che danno libertà rispetto alle clausole che danno restrizioni, si è visto appunto con il movimento del free software open source, quindi metà degli anni 80 come principio, come filosofia, e come licenza, come prima licenza, abbiamo come data simbolo, diciamo come pietra miliare, il 1989, che è l'anno della prima versione della GNU General Public License, la famosa licenza GPL, che è probabilmente la licenza di open source, di software libero più diffusa e più utilizzata al mondo, perché come vedete vi ho messo alcuni loghi, giusto per farvi capire cosa parliamo, avrei potuto metterne altri 30 di loghi, no? Questo è il progetto, lo GNU è il simbolo mascotte del progetto GNU, ovvero il progetto in seno a cui è nata proprio questa licenza. Linux col pinguino è il kernel del sistema operativo più diffuso al mondo, benché non si sappia questa cosa. In realtà Linux è numericamente, se contiamo tutte le macchine, comprese anche i cellulari che hanno dentro Android e anche tutti i vari sistemi embed, come ad esempio le station le station telefoniche, alcune macchine stampanti ad esempio, che hanno dei sistemi operativi embeddati che noi non conosciamo, ma spesso hanno dentro un kernel Linux. LibreOffice, che immagino che sia molto noto nella pubblica amministrazione, perché permette di risparmiare un tot soldi di licenze e di lavorare in modo più che dignitoso con i documenti Office, e questo appunto è il progenitore, il primo esempio di licenza open. E poi da lì, pian piano, soprattutto con la spinta dell'avvento di internet, quindi si è usciti dall'ambito informatico, non era più una cosa per smanettoni del mondo informatico, l'esigenza di utilizzare
di utilizzare licenze open per le proprie opere veniva avvertita da chiunque creasse opere destinate a una fruizione digitale. Quindi con l'arrivo di internet, direi all'inizio degli anni 2000, pian piano qualcuno ha acceso, ha alzato la mano e ha detto: ma perché avere ogni licenza, cioè singole licenze per singoli campi di applicazione, una licenza per il software, una licenza per la documentazione del software, una licenza per la musica, qualcuno aveva scritto le prime licenze open music. Qualcuno negli Stati Uniti ha fatto notare che forse era il caso di fare un passo più lungimirante e iniziare a pensare a un set di licenze pensate per funzionare su tutte le categorie di opere dell'ingegno, quindi neutre rispetto al tipo di opera, tranne il software, perché fin dall'inizio Creative Commons ha sempre detto: no, per il software, visto che c'è una storia più che decennale, ormai oggi di 25 anni, perché parliamo del 89, a favore della licenza GPL e di tutte le sue derivazioni delle altre licenze del mondo open source, allora hanno detto: ok, licenze Creative Commons vengono pensate per le opere, diciamo, di fruizione intellettuale di altro tipo e non per il software. Quindi, se voi anche leggete sul sito di Creative Commons, c'è una indicazione molto chiara: nel caso voi vogliate licenziare software con Creative Commons, loro lo sconsigliano e vi rimandano il più possibile al sito della Free Software Foundation. E poi anche l'idea di fare delle licenze che siano particolarmente facili da usare e particolarmente comprensibili, perché appunto non sono più destinate ad un pubblico di soli addetti ai lavori o di tecnici, ma devono essere destinate a tutti i potenziali creativi della rete, che sono anche dei creativi amatoriali, ok? Musicisti, scrittori, blogger, poeti, grafici, fotografi. Grazie a questo fenomeno, appunto, grazie a queste licenze pensate per essere molto molto facili da comprendere, anche perché sono state pensate anche in forma, diciamo, grafica, no? Con questi login che ci ricordano che c'è l'omino che indica l'attribution, c'è l'altro login che ricorda il non commerciale perché c'è il dollaro barrato, cioè questa scelta anche, diciamo, di confezionamento grafico è molto user friendly, aiuta coloro che non hanno dimestichezze di materia giuridica, di questione giuridica, più o meno a capire che cosa stanno facendo. Le licenze Creative Commons, come vi ho già brevemente accennato adesso, si strutturano su quattro clausole. Praticamente sulla base dell'incrocio di queste quattro clausole nascono le sei licenze. Vediamo brevemente con i simbolini che vi ho accennato adesso. Nel simbolino dell'omino indica l'attribuzione, che viene in inglese viene abbreviata con BY. Questa clausola è quella che permette che altri copino, distribuiscono, mostrino ed eseguono copie dell'opera e dei lavori derivati da questa, a patto che vengano mantenute le indicazioni su chi è l'autore dell'opera. Quindi sostanzialmente fai un po' quello che vuoi della mia opera, ma ricordati di dire che sono io il detentore dei diritti originario, l'autore originario. Poi c'è la famosa clausola non commerciale, che ogni tanto viene tirata in ballo, che appunto viene rappresentata molto efficacemente con il dollaro barrato. Poi c'è anche la versione con l'euro barrato, se volete essere più legati alla nostra realtà europea. E cosa dice? Che ci permette che altri copino, distribuiscono, mostrino ed eseguono copie dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non commerciali. Poi c'è il login con l'uguale, che ovviamente anche lì è abbastanza intuitivo, ci fa capire che non sono gradite le opere derivate, cioè l'autore ci consente di fare usi e di ridistribuire la nostra opera liberamente, usi liberi e di ridistribuire e di dimostrare in pubblico di eseguire liberamente la nostra opera, a condizione che però non vengano realizzate opere derivate, cioè non venga rimodificata e adattata ad altri contesti, quindi non vengano fatte opere derivate, cioè dovete utilizzarla così come viene fornita dall'autore. E infine c'è questo condivide lo stesso modo, che non è spesso, non arriva subito perché bisogna conoscere un po' il meccanismo appunto, del diritto d'autore, del cosiddetto copyleft in questo caso. Lo share alike è il condividere allo stesso modo, cioè questa autorizzazione a farne opere derivate, a condizione che anche le opere derivate vengano rilasciate sotto la stessa licenza. È un meccanismo che è molto importante soprattutto in ambito informatico, perché se non ci fosse questo meccanismo, tutto il nostro bel discorso sulla disponibilità del codice sorgente, la libertà tecnica legata all'open source, appunto la disponibilità del codice sorgente, varrebbe meno, perché al primo step qualcuno potrebbe chiudere il codice sorgente e non rilasciare più il software con la stessa licenza, e quindi diciamo, l'impostazione virtuosa del software libero, che dovrebbe attirare sempre più contributori, verrebbe meno. In questo caso si porta questo modello anche nel mondo delle licenze della creatività in generale, cioè chiunque rilascia la sua opera con questa licenza, con una licenza che abbia questa clausola, ci sta dicendo che appunto ci autorizza a fare opere derivate, però a
anche la nostra opera derivata, ad esempio prendete una fotografia che viene modificata e viene utilizzata in un altro contesto, allora anche l'opera derivata dalla fotografia dovrà essere rilasciata con la stessa licenza. E in questo modo il meccanismo open si, diciamo, autoreplica, si diffonde a cascata, e quindi anche una derivata della derivata, quindi una derivata della fotografia derivata, dovrà a sua volta avere la licenza open. Ok? Queste sono le quattro clausole. Incrociando le quattro clausole vengono fuori quante licenze? Un esperto di matematica mi direbbe, no, la combinazione di quattro opzioni dovrebbe dare tot clausole. In realtà ne vengono fuori sei, e voi dite, oibò, come può essere? Perché sono così poche? Perché adesso ve lo spiego. Perché in realtà, uno, l'attribution, la clausola by, è presente in tutte e sei le licenze, quindi già restringe il campo delle combinazioni possibili. Hanno scelto che Creative Commons ha fatto la scelta. In realtà nella prima versione c'era la possibilità di togliere il by, poi si sono accorti che non aveva senso, perché soprattutto in alcuni contesti come quello italiano, in cui ci sono i diritti morali d'autore, difficilmente puoi rinunciare a questa clausola, quindi è presente in tutte e sei. E non solo, poi ci sono altre due clausole che sono incompatibili l'una con l'altra. Cioè le ultime due, la non opere derivate e la condivide allo stesso modo, non può esserci una e l'altra. Perché? Perché una ci sta dicendo che non sono gradite le opere derivate, l'altra ci dice che invece sono gradite le opere derivate a condizione che si applichi la stessa licenza sulle derivate. Quindi ovviamente, essendo incompatibili, con questi due elementi le combinazioni possibili diventano solo sei. E queste sono le sei licenze Creative Commons. Le prime tre considerate free, perché non hanno la causa non commercial, che è quella che crea assolutamente più dibattito, e le ultime tre invece considerate licenze comunque open nel senso più generico del termine, ma non a tutti gli effetti licenze free. Allora, l'attribution, che è quella più semplice, che è quella che poi vedremo anche soprattutto in ambito open data, perché viene citata espressamente dalle linee guida dell'open data dell'AGID, poi la licenza by SA, che è quella ad esempio di Wikipedia, quindi probabilmente una delle licenze più utilizzate, perché se semplicemente contiamo ogni singola pagina di Wikipedia come se fosse un'unica opera a sé stante, pensate quanti milioni di pagine di voci ha attualmente Wikipedia in tutte le lingue, e quindi questa è una delle licenze più utilizzate. Arrivo. Poi c'è quella in cui viene richiesta, che viene autorizzato la diffusione e il riutilizzo dell'opera, ma non la derivazione, cioè l'attribution no derives. E poi ci sono le stesse tre variabili con l'aggiunta della clausola non commercial. Come vedete, appunto, sono in questa immagine che ho trovato online, sono in tre scale diverse, perché appunto le prime tre sono senza il non commercial e le ultime tre sono con non commercial, fino ad arrivare all'ultima, che è l'attribution non commercial no derives, che è quella più restrittiva. Cioè nella nostra slide, quella con le sfumature di grigio, sarebbe la più a sinistra, diciamo, l'ultima, cioè più vicina al copyright, perché richiede ben due clausole restrittive e una invece open. Al contrario, invece, poi c'è la prima licenza, l'attribution, che è, come vi dicevo prima, forse quasi vicino a un public domain, perché richiede solamente l'attribuzione. C'è una prima domanda. Quindi si può dire che la Creative Commons SA è la più somigliante alla NewGPL? Esattamente, sì. Cioè, è difficile fare un paragone, perché la GPL è una licenza per software e quindi ha delle clausole specificamente dedicate al codice sorgente, alla disponibilità del codice sorgente, motivo per cui è importante che le licenze per software siano licenze per software. Okay? Però nello spirito, nella filosofia, la BY SA è effettivamente la licenza, è la versione della GPL portata nel mondo delle opere creative in senso più generico, ma infatti è anche quello, perché se basta leggere la storia di Wikipedia, come vi dicevo prima, Wikipedia nella sua prima versione utilizzava la GNU FDL, che era la versione fatta dal progetto GNU, cioè dallo stesso progetto che ha fatto la GPL, per la documentazione informatica, quindi era molto molto simile nella filosofia. Quando si sono accorti che essendo quella una licenza un po' troppo legata al concetto di documentazione informatica, documentazione tecnica, mentre Wikipedia stava diventando un'opera molto diversa, molto più ampia, perché un'enciclopedia ha dentro testi, ha dentro immagini, ha dentro banche dati, ha dentro altre cose, filmati in alcuni casi, file audio, allora si sono accorti che la Creative Commons era effettivamente la scelta migliore, e hanno scelto la BY-SA, perché era effettivamente quella più vicina
alla filosofia. Quindi sì, la risposta alla domanda più che opportuna, e ringrazio, così abbiamo chiarito questa cosa. Proseguo, se non ci sono altre cose. C'è un'ultima opzione, perché se torniamo un attimo, scusate se salto ancora indietro, però se torniamo alla nostra sfumatura di grigio o di open, in realtà c'è anche questa opzione estrema che vi ho detto che qua a destra, cioè del public domain, cioè il nessun diritto riservato. Però, come abbiamo spiegato già in altri seminari, come vi ho spiegato prima, il vero public domain, il vero pubblico dominio arriva solo quando sono scaduti tutti i diritti, quindi bisogna aspettare che uno crei più da più di 70 anni. E visto che spesso parliamo di autori che sono ancora viventi e che per loro scelta l'opera deve essere in pubblico dominio, visto che è difficile fare una dichiarazione in cui uno dichiara di essere morto da più di 70 anni, allora qualcuno ha inventato un meccanismo che si chiama waiver, cioè un atto di rinuncia, perché non potrebbe essere diversamente, cioè tecnicamente non è una licenza, perché lui, l'autore, in questo caso non ci sta dando un permesso condizionato, ci sta solennemente dichiarando che lui rinuncia all'esercizio dei suoi diritti, da qui all'eternità. Ok, quindi il rilascio al pubblico dominio, lo chiamo pubblico dominio artificiale, no? Fra virgolette, perché il pubblico dominio naturale viene quando sono scaduti tutti i diritti secondo i termini di legge. Se io voglio far entrare in pubblico dominio un'opera prima di questo termine, l'unica cosa che posso fare è questa, cioè applicare un waiver, ovvero un'opzione ancora più radicale è quella di rilasciare la propria opera direttamente in pubblico dominio, rinunciando definitivamente ad esercitare qualsiasi tipo di diritto su di essa. È possibile farlo allegando all'opera una dichiarazione pubblica di rinuncia, che in inglese viene detta waiver, dal verbo rinunciare. Il più noto. Non ce ne sono tanti effettivamente, si chiamano, in inglese vengono chiamati public domain dedication, cioè dedicazione al pubblico dominio, no? Quindi rilascio al pubblico dominio. Il più noto è quello fatto da Creative Commons che si chiama CC0, ovvero un public domain waiver, scritto da quelli di Creative Commons con tutte le garanzie che un ente come Creative Commons ci può dare e che viene spesso utilizzato. Prego, c'è una domanda qua in sala. Sì, vabbè, è un caso un po' particolare, però se dopo aver solennemente rinunciato ai miei diritti, prima che scadano i 70 anni, ci ripenso. Eh sì, allora, in realtà sul fatto del ci ripenso è un termine, è un tema molto molto delicato, che in realtà torna in gioco ancora più, forse in modo ancora più pesante con le licenze, perché anche con le licenze uno può ricredersi. Cioè, benché Creative Commons sul sito dichiari che le licenze sono irrevocabili, è delicata la questione perché non è vero, nel senso che se l'autore è ancora in vita, è ancora lui il titolare di diritti e lui può dire stavo scherzando, o mi sono pentito, o mi hanno fatto una proposta commerciale e quindi devo togliere la licenza. Questa cosa si può fare. Vero è però che tutte le copie dell'opera che sono circolate prima di quel momento, prima del suo pentimento, continueranno a girare. Lo so, però questa cosa qui è pericolosa, cioè nel senso è pesante, perché se tu rilasci, ad esempio, con un CC0 un tuo libro. Parliamo di un libro cartaceo stampato, dove in copertina tu dici, ah, io faccio questo libro per un'attività puramente divulgativa e voglio che circoli più liberamente possibile, ho applicato un CC0, quindi c'è proprio un waiver all'interno del libro e questo libro viene stampato in migliaia e migliaia di copie, viene diffuso. Tu l'anno successivo decidi di ritornare sui tuoi passi e dire, ok, la prossima edizione del libro non sarà più così, ma la prossima edizione, perché in realtà tutte quelle copie che sono state distribuite, tu non puoi entrare in casa della gente e strappargli la pagina, quindi continueranno a essere rilasciate con una licenza open o con un CC0. E quindi cosa vorrà dire? Che le persone che hanno quella copia potranno a loro volta scannerizzarlo, ridigitalizzarlo e ridiffonderlo, perché loro hanno una copia che garantisce loro questo diritto. E quindi in quel senso sono irrevocabili, in un senso diciamo più filosofico, ma giuridicamente, tecnicamente, il titolare dei diritti può sempre dire io da oggi cambio idea, perché è ancora lui il titolare dei diritti. Nel caso del CC0, questa tua domanda effettivamente è un pochettino più delicato, perché lì è una rinuncia. Da oggi, se leggiamo, poi adesso non l'ho messo nel slide, se leggiamo il testo della CC0, cioè proprio, è impostato per essere un atto di rinuncia totale e radicale. Effettivamente in quel caso potrebbe crearsi un problema, soprattutto nell'ordinamento italiano, perché noi abbiamo questi famosi diritti morali, che sono diritti di cui uno non può liberarsi. E quindi sì, il CC0 nel nostro ordinamento crea questo problema, per
però con alcune accortezze, perché non è detto che essendo italiani si applichi sempre la legge italiana. Se io pubblico un'opera su una piattaforma che è magari, che ne so, americana, ad esempio, non è detto che io da autore italiano possa vantare tutti i diritti della legge italiana necessariamente. Potrebbe entrare in gioco anche la legge americana e quindi cambiare anche un po' l'ottica. Però non ce la facciamo a fare questi tipi di riflessioni perché sono molto, molto, molto complesse e molto da giurista appunto accademico. Quello che mi interessava farvi capire era che esiste anche questa settima opzione, abbiamo le sei licenze Creative Commons che ci danno una sfumatura di quella parte centrale, no, del nostro schema, ma poi c'è anche questa opzione più radicale che è quella del CC0, che io caldeggio soprattutto nei casi di opere realizzate dalle pubbliche amministrazioni, perché spesso le pubbliche amministrazioni non hanno nemmeno interesse al riconoscimento della paternità, perché comunque porta poco, non so, pensate ad esempio agli, non so, adesso non vorrei creare un caso, adesso scateno, però gli orari degli autobus, queste cose che sono, non hanno nulla di creativo, ma sono semplicemente dei database che vengono messi a disposizione perché c'è una mission istituzionale, cioè il comune deve mettere a disposizione gli orari dei mezzi pubblici perché è un servizio pubblico e quindi sinceramente lì vantare anche quel minimo diritto di riconoscimento della paternità, sì, cioè, ci può stare, ma non lo vedo così necessario. Pensiamo anche ad esempio a certi dati geografici che vengono raccolti per mission istituzionali di alcune pubbliche amministrazioni. In quel caso il rilascio in CC0 è ovviamente un rilascio che crea meno problemi perché non è neanche una licenza, quindi non abbiamo neanche entrare nell'ottica dell'accettazione o non accettazione da parte dell'utente. È una dichiarazione per cui l'ente dichiara che non interessa esercitare diritti su quella roba perché tanto è roba in pubblico dominio. È l'open by default. Ha lo stesso effetto dell'open by default, solo che viene fatto non per un meccanismo di legge, ma anzi, scusate, è ancora più forte l'open by default, perché qua appunto è un public domain by default. È come il public domain che abbiamo visto nel seminario precedente che viene applicato sulle opere realizzate dal governo federale americano. Il fotografo ufficiale del congresso americano, in quanto incaricato formalmente nella sua mansione di fotografo ufficiale, non vanta nessun tipo di diritto, è opera public domain perché lo dice la legge americana. Non avendo noi in Italia questa legge, le pubbliche amministrazioni che vogliono fare questa cosa la possono fare utilizzando il CC0. Poi possiamo stare lì a discutere su questo piccolo cavillo che in Italia abbiamo un diritto morale, quindi si potrebbe discutere molto perché appunto vorrei veramente capire se le pubbliche amministrazioni su opere che sono tecnicamente dei database non creativi possono effettivamente vantare un diritto morale. Dubito, la mia teoria è che non ci sia neanche un diritto morale su quelle cose lì, però ripeto, stiamo andando su un terreno molto molto impervio e quindi mi interessava semplicemente darvi questa settima opzione e capire che c'è. Quindi considerate le sei licenze Creative Commons e questa settima opzione del CC0. E quindi dirci che cos'è il diritto morale. Il diritto morale, vedi, ecco, lo sapevo che andava a finire così. Mannaggia alla mia linguaccia. No, il diritto morale è un diritto, lo dico brevemente, che viene vantato nei sistemi di diritto d'autore come il nostro, come quello francese, ad esempio, dove c'è un legame anche non strettamente patrimoniale con l'opera, ma anche personale, quindi ci sono diritti legati alla personalità dell'autore, quindi un legame reputazionale con l'opera, cioè l'autore può esercitare non solo dei diritti di tipo patrimoniale, ma anche esercitare dei diritti che vietano la modifica, ad esempio una modifica che sia lesiva della reputazione dell'autore, esercitando appunto questo diritto morale, che è un diritto inestinguibile, che viene ceduto poi agli eredi, viene esercitato anche dagli eredi, quindi non scade mai, e questo è il problema. E quindi l'autore non se ne può liberare, e in questo caso appunto la CC0 può creare questo problema. Ripeto, entra in gioco questo diritto morale solo quando c'è un'attività di vera creatività, di legame creativo molto stretto tra la personalità dell'autore e la sua opera. Dubito che questa cosa entri in gioco quando si sviluppano dei database come appunto gli orari degli autobus o i dati geografici delle Alpi, ad esempio, relativi alle altitudini delle montagne. Vabbè, comunque, ripeto, sul diritto morale posso fornire dei link, dei miei articoli in cui viene spiegato molto molto Eventualmente ti bene. segnalo l'indirizzo di posta Esatto, sì. Ma Ok. in realtà basta anche una ricerca su Google, diritto morale d'autore, si apre una pagina di Wikipedia che sì, è generica, però vi dà un'idea abbastanza chiara. Comunque andiamo avanti un attimo
al sodo dell'obiettivo del nostro seminario, cioè capire l'open licensing e come funziona in ambito dati. In realtà gli esempi che ho fatto finora già sono nell'ambito dati, però come appunto spiegato nel primo webinar, quello che abbiamo intitolato Quali diritti sui dati, ho messo il link perché magari qualcuno che vede queste slide non ha visto le altre, almeno può risalire. Quando si tratta di banche dati entrano in gioco diritti dinamiche molto particolari. Cioè, ricordate che abbiamo parlato di un diritto che si chiama diritto sui generis, che appunto essendo sui generis crea delle problematiche sui generis, perché crea dei problemi anche di inquadramento giuridico di questo diritto, non si è ancora ben capito come funzioni. È un diritto nuovo che abbiamo solo in Europa, che è figlio di una direttiva europea del 96 che appunto si è inventata questa cosa che tutela le banche dati in un modo particolare, cioè relativamente all'estrazione di parti sostanziali del database. E quindi, se una licenza deve funzionare specificamente sulle banche dati, deve considerare questo diritto. Se no, entriamo nello stesso problema che abbiamo accennato prima delle licenze open source che non hanno clausole che parlano del codice sorgente. Tu applichi una licenza Creative Commons ad un software, non è che fai qualcosa di sbagliato, non è che qualcuno viene e ti frusta, non è che vengono a prenderti i carabinieri a casa, semplicemente stai facendo una cosa che è inefficace. Perché? Perché manca una parte della licenza importante che è quella relativa al codice sorgente. In questo caso uguale. Se utilizziamo delle licenze non pensate per i dati, per le banche dati, succede che non licenziamo. Io parlo di licenze che non licenziano, ho fatto un articolo che aveva un paragrafo con questo titolo abbastanza efficace, no? Cioè, se io utilizzo delle licenze che mancano di questa parte, di questa clausola, diciamo licenziato tutti i diritti tranne il diritto sui generis e quindi se parliamo di banche dati non ho licenziato la parte importante, la parte che interessa. Motivo per cui, così arriviamo a chiudere il cerchio, motivo per cui prima Ferdinando ha detto quando abbiamo scelto la IODL in ambito di Regione Lombardia abbiamo reputato che fosse la migliore. E certo, è vero, perché in quell'anno era 2012, mi hai detto. Sì. Nel 2012 c'era ancora in ballo il dibattito sulle Creative Commons 4. Perché le licenze Creative Commons fino alla versione 3 non consideravano correttamente il diritto sui generis. E voi mi dite, ma come può essere che gli americani non ci hanno pensato? Come può essere? Gli americani il diritto sui generis non ce l'hanno e non ci hanno banalmente non ci hanno pensato. Pensavano, non è che non ci hanno pensato, pensavano che l'applicazione della licenza così com'era potesse funzionare anche sul diritto sui generis. Quando qualcuno è iniziato a utilizzarla in Europa, qualche giurista un po' più attento ha segnalato questa cosa. Attenzione, che qua non c'è nessun riferimento al diritto sui generis. Hai visto che il diritto sui generis si comporta in modo diverso rispetto al copyright classico? Rischiano queste licenze di non funzionare. Allora, in seno a Creative Commons, quando è esploso un po' il dibattito sull'open data, quindi 2009-2010, hanno aperto una commissione di studi. Io come stagista, quando sono stato là per il dottorato, ci ho fatto anche parte, è stato interessante. Per capire che cosa fare. E quindi la decisione qual è stata? Di passare dalla 3.0 ad una 4.0, ad una nuova versione delle licenze Creative Commons, che invece considerasse espressamente il diritto sui generis. Infatti, se adesso aprite il testo della licenza Creative Commons in versione 4.0, intendo la versione quella estesa, trovate proprio un bel paragrafone che si occupa del database right, del diritto sui generis per le banche dati. Immagino che ci sia un po' di domande, esatto. Io ho un allarme adesso tecnico, purtroppo, ho la sensazione che stia per chiudermi la sessione. Se così fosse, aggiungo altro tempo e riattiviamo subito la sessione, d'accordo? Quindi se per caso vedete cadere la connessione, aspettate qualche minuto e torniamo online. Vi chiedo pazienza, ma purtroppo mi è apparso questo allarme in questo momento e sto cercando di capire che cosa sta succedendo. Ok. Nel frattempo ho... Sì, esatto, il link che è arrivato era il link agli atti relativi a quelli che ha citato Simona Liprandi. Nel frattempo io ho un'altra domanda che è come comportarsi in caso di incompatibilità fra licenza scelta dall'autore e licenza, per esempio, della piattaforma di condivisione utilizzata per la messa online dell'opera. Ecco, è una domanda che ci aspettavamo e io avevo già segnalato che era ovviamente una domanda più che prevedibile. Purtroppo è difficilissimo rispondere in questi pochi minuti che mancano. Il problema della compatibilità tra licenze è uno dei massimi problemi in materia di open licensing, perché quello che dicevo prima,
se noi diamo il via a questa license proliferation, cioè alla creazione di varie licenze, poi si pone il problema di farle funzionare tra di loro. Quindi io sono molto, molto, molto cauto quando mi chiedono, avvocato, mi scriva un'altra licenza, e lo faccio contro il mio interesse, perché se mi chiedono di scrivere una licenza posso mettere fuori una parcella più alta rispetto alla consulenza per sceglierne una esistente. Però in realtà è eticamente poi mi scelgo la strada del consigliare l'adozione di una licenza, cioè quantomeno prima di scriverne una, vediamo se effettivamente tutte quelle esistenti non fanno il lavoro che serve al cliente. E infatti nella maggior parte dei casi si scopre che già una di quelle esistenti fa quel lavoro lì. Motivo per cui anche nelle linee guida dell'AGID, lo vedremo nelle ultime slide, c'è un'indicazione, cioè di evitare di andare a scrivere licenze nuove quando ci sono delle licenze che sono già testate a livello internazionale, come ad esempio la licenza Creative Commons, e che funzionano bene anche sul mondo dei dati. Comunque quello che mi interessava in questa sede spiegarvi era questo, cioè che il rischio di utilizzare licenze che non sono pensate per i database è questo, cioè di avere delle licenze che non licenziano tutto quello che va licenziato. E quindi da lì il dibattito, motivo per cui ad esempio nel 2012, mancando all'epoca ancora le licenze Creative Commons 4.0 che sono arrivate pochi mesi dopo, però mancando, molte pubbliche amministrazioni hanno scelto la IODL che invece era stata già scritta con quel criterio lì. Adesso vi faccio vedere. È risolto il problema tecnico? Sembrerebbe di okay, sì. Ok, quindi andiamo avanti. Se qualcuno mi dà conferma è meglio. Non risponde nessuno perché sono caduti tutti. No, ok, io vado avanti. Quindi, sì. Allora, non solo, perché poi dovete tenere presente che il concetto di open data ha anche una sua valenza, diciamo, più intrinseca, cioè appunto bisogna capire che cosa si intende per open, l'abbiamo discusso già prima, e anche lì si è dibattuto molto all'interno della community, poi anche a livello proprio legislativo, e questo è stato oggetto del seminario, del webinar, dello scorso webinar, no? Quindi ve l'ho segnato anche lì nel link, cioè il concetto di open può essere passibile di varie interpretazioni, però secondo la definizione generalmente accettata dalla community e poi anche dalle varie normative nazionali e anche a livello europeo, sappiamo che open data deve avere alcuni, per avere a tutti gli effetti open data dobbiamo avere alcune garanzie, cioè ad esempio la massima granularità del dato, la massima possibilità di riutilizzo e soprattutto dal punto di vista giuridico che non ci siano clausole con applicazione del non commerciale e con non opere derivate, perché il non commerciale assolutamente viene deprecato, perché sennò anche, cioè, perché secondo l'open data anche coloro che vogliono fare attività commerciale, cioè anche imprese, devono poter riutilizzare i dati senza particolari preoccupazioni, e idem se metto la causa non opere derivate, ovviamente impedisco che dai database si possano fare derivazioni, si possano fare estrazioni, quindi tutto il mio bel discorso sull'open data viene meno. E questo poi è scritto nelle norme che abbiamo visto la volta scorsa, che vi ripropongo perché non si può farne a meno. L'articolo 68 ci dice che per essere open data i dati devono essere disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque anche per finalità commerciali e in formato disaggregato. Poi la norma andava avanti e non ve l'ho rimessa tutta, vi rimando al vecchio webinar. Però ricordatevi questa cosa, che appunto devono essere disponibili anche per finalità commerciali. E poi c'era il decreto trasparenza che aveva aggiunto nel caso di database pubblicati secondo le norme del decreto trasparenza, quindi pubblicazione obbligatoria, devono essere rilasciati ai sensi dell'articolo 68 del CADEM e poi riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettare l'integrità. Quindi, secondo queste due norme, quindi la definizione che loro ci forniscono, il quadro delle licenze disponibili è questo. Ovviamente non ho messo quelle tutte disponibili in tutto il mondo, ho messo le più note, quelle che in ambito europeo, nazionale, italiano sono più conosciute. Quindi, come vedete, c'è una prima divisione, no? Una prima dicotomia tra licenze in senso proprio e dichiarazioni di rilascio in pubblico dominio, quelli che abbiamo chiamato waiver, di cui abbiamo parlato prima. E lì li liquidiamo velocemente perché ce n'è uno che è il CC0 e poi c'è quello fatto dal progetto Open Data Commons, che è un progetto europeo, che fa più o meno la stessa cosa sulle banche dati. Se invece stiamo sulla parte di sinistra, cioè le licenze, la divisione è solo in questi due rami, cioè le licenze che chiedono l'attribuzione
e l'applicazione della stessa licenza, cioè le BY SA, secondo la terminologia di Creative Commons, e poi quelle che invece chiedono la semplice attribuzione, cioè la CC BY. La IODL 2.0 sta più vicina alla CC BY come tipo di clausola, la IODL nella prima versione, che però anche dallo stesso format è stata ormai considerata come superata, e quindi l'ho messa solamente come dato storico, non considerata come un'opzione utilizzabile, perché rischiate di fare qualcosa che non è a tutti gli effetti coerente con i principi dell'open data secondo le nuove disposizioni. E poi c'è la famosa Open Database License, la ODC, ODBL, ODBL sta per Open Database License, che è una licenza appunto scritta da un progetto nel Regno Unito, quindi europeo, che considera il diritto sui generis e che viene utilizzata ad esempio da OpenStreetMap, che è un noto progetto di raccolta e gestione di dati geografici open, quindi era importante citarla. Quindi questo è uno schema che in realtà poi è stato inglobato anche nelle linee guida dell'AGID. Se andate nella pagina delle licenze delle linee guida dell'AGID sull'open data, trovate questo mio schema con una grafica diversa, ma è sempre lui. Le linee guida dell'AGID, visto che le ho citate, ci dicono qualcosa in più sulle licenze. Al capitolo 8 ci dicono due dati, cioè due diciamo, confini importanti. Cioè, si vuole ribadire che l'importanza di associare i dati pubblici, scusate, qui si vuole ribadire l'importanza di associare i dati pubblici a una licenza aperta, che consente di rispettare i requisiti di che cosa? Due fondamentali elementi, cioè l'interoperabilità anche transfrontaliera, cioè non limitandosi a selezionare una licenza che sia valida o nota solo all'interno dei confini nazionali, e per quanto possibile di massimo riutilizzo dei dati. Quindi possibilmente, secondo le linee guida dell'AGID, dovete scegliere la licenza più libera, che consente il massimo riutilizzo dei dati e che sia il più interoperabile, una parola forse un po' impropria, però rende l'idea, cioè che possa essere più compatibile possibile con altri casi, anche al di fuori dei nostri confini. Perché? Perché non sappiamo effettivamente se i dati rilasciati dal comune di Sesto San Giovanni rimarranno all'interno dei confini nazionali, perché può arrivare una startup austriaca che vuole fare rilevazioni oppure gli orari degli auto, un'applicazione per gli orari degli auto del comune di Sesto San Giovanni, e poter capire come funziona. Se gli mettiamo una licenza che è solamente capita dal contesto italiano, può creare dei problemi. Quindi questa è un'altra indicazione fornita dall'AGID. E poi c'è l'ultima, che è proprio un espresso consiglio su quale licenza adottare. Questo lo dice l'AGID, cioè la mancata indicazione della licenza implica comunque che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti della licenza CC BY attribuzione. Questo ce lo dice il famoso Open by Default di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ossia con il solo obbligo di citare la fonte. Quindi se non c'è nessuna licenza, comunque sappiate che la legge considera il dato come se fosse rilasciato sotto CC BY. Quindi a questo punto, se vogliamo essere bravi, applichiamo una CC BY, questo ci sta dicendo l'AGID nelle linee guida. Le linee guida, vi ricordo, è un documento uscito a giugno del 2014, quindi molto molto recente, e effettivamente quando è uscito considerava la nuova versione delle licenze Creative Commons, cioè la 4.0, che era uscita nel 2013, e quindi effettivamente si è espresso a favore della CC BY nella sua versione 4.0. Attenzione a questa cosa, che non è secondaria, perché la 4.0 è quella, è la versione che considera il diritto sui generis. Se noi andiamo in versioni precedenti, vedo spesso molti siti di pubblica amministrazione che utilizzano ancora la CC BY, comunque una licenza Creative Commons, neanche la 3.0 ma la 2.5, questo effettivamente è molto molto superato, è molto molto obsoleto, bisogna fare l'upgrade alla nuova versione, cioè semplicemente correggere il link e aggiornare il link del sito. Da parte mia, visto che siamo già giusti, non c'è null'altro da dire, sì, siamo andati fuori di pochi minuti, più o meno le cose che c'erano da conoscere per capire come muoversi all'interno di queste licenze mi sembra che siano state dette, chiarite. Trovate maggiori informazioni nel libro, ma in realtà se vi interessa la parte sulle licenze ci sono anche gli altri miei libri, specificamente quello, io ho scritto un piccolo manuale sulle licenze Creative Commons e quindi lo trovate anche qui online, quindi se volete fare un passo in più sulle licenze trovate tutto lì dentro, ci sono anche altre mie video lezioni specificamente su questo tema. Immagino che ci sono ultime domande su queste ultime slide. Questa qua. C'è una domanda che viene selezionata, ok? C'è una persona che dice, a mio avviso, se parliamo di piattaforme di condivisione volontarie, implica automaticamente che una nuova licenza della piattaforma valida
vada a sostituire quella inizialmente correlata all'opera. Posso dire che non ho capito bene la domanda? Cioè, allora, se parliamo di piattaforma di condivisione volontaria. Sì, cioè, sì, se ho capito bene, sì, è un caso che si sta parlando qua a Lombardia Informatica. Cioè, mi sembra di aver capito che c'è una PA, una pubblica amministrazione che realizza una piattaforma e poi altre PA o altri soggetti che vanno a inserire i dati. E quindi lui mi dice qual è la licenza, com'è che funziona il meccanismo del licensing. In quel caso il detentore, almeno nella mia ottica, nell'ottica di altri giuristi, perché anche lì non c'è molta giurisprudenza su queste cose, no? Sono fenomeni molto nuovi, però nella mia ottica è che il detentore dei diritti sia colui che ha costituito la piattaforma, perché è lui che ha fatto il rilevante investimento per la raccolta dei dati. Questo è il meccanismo, che è il principio che abbiamo applicato, e su questo vi rimando un po' al primo webinar in cui abbiamo chiarito come funziona il diritto sui generis, no? Cioè scatta a favore di colui che ha fatto il rilevante investimento per la raccolta dei dati, non tanto a favore di colui che ha fisicamente inserito il dato. E quindi se viene aggiornato la licenza sulla piattaforma, sì, potrebbe funzionare così. Magari se ci sono dati precedentemente inseriti, magari inviare semplicemente un avviso dicendo che è stata aggiornata la licenza potrebbe essere buona norma, ecco. Allora, ci fa l'esempio la stessa persona, Riccardo. Sì, ci sono delle domande online? Ah, una domanda da molto, ok. Sì? Riguardo ai possibili danni connessi a programmi, software, database rilasciati liberamente, c'è una responsabilità, per esempio il caso in cui si diceva gli orari degli autobus di Sesto San Giovanni, io prendo l'orario database del comune di Sesto San Giovanni per gli autobus, punto di arrivare a un appuntamento per affari e causa problemi degli autobus, non riesco ad arrivarci in tempo e ho dei danni economici. E quindi faccio causa al No, ecco, è una preoccupazione, sì, no. Sì, la preoccupazione che c'è spesso, cioè, allora, tutte queste, quando voi scaricate le applicazioni ad esempio per smartphone, immagino che voi sempre leggiate tutti i termini d'uso delle applicazioni che scaricate, no? Infatti vedo che qua ridono, in quasi tutte le applicazioni ci sono dei bei grossi disclaimer con scritto che non si assume responsabilità su quello che viene fornito, però attenzione, qua stiamo mettendo insieme il lato software con il lato dati. Noi stiamo parlando del database adesso, non dell'applicazione, non abbiamo parlato minimamente oggi di applicazione di software, abbiamo solamente detto che esistono delle licenze per software, però in quel caso, se parliamo dell'applicazione che gestisce i dati degli autobus, degli orari degli autobus di Sesto San Giovanni, in quel caso il database è una cosa, e magari il database è corretto, se poi l'applicazione funziona male è un'altra cosa, ma è relativa al software, e quindi lì c'è un altro tipo di diritto, un altro tipo di... Però vi assicuro che in tutti quei casi le applicazioni che ho scaricato, soprattutto quelle gratuitamente, se scaricate gratuitamente, hanno un bel disclaimer con scritto te lo stiamo fornendo così com'è, accontentati sostanzialmente. Scusa, anche relativamente ai dati, dicevo all'inizio che proprio l'Italian Open Data License 2.0 che abbiamo deciso di adottare, l'abbiamo scelta anche proprio perché ci diceva noi mettiamo a disposizione dei dati così come sono, ma non siamo responsabili di eventuali errori, perché è chiaro che cerchiamo di mettere a disposizione il dato più preciso e perfetto possibile, ma il margine di errore può sempre esserci, quando magari pubblichiamo dataset con 8.700.000 record al loro interno, quindi un rischio di questo genere può sempre esserci. Non so se vuoi sì, vedo, comunque da giurista vedo veramente molto, molto improbabile e abbastanza fantasiosa l'idea che un avvocato tiri in piedi una causa sulla base di un danno di questo tipo, perché bisogna poi trovare il collegamento della responsabilità civile su questa cosa, cioè, quindi molto molto complessa. Se poi voi mi parlate di un danno reputazionale, cioè che si fa una brutta figura perché aveva messo fuori un dato, quello è un altro discorso, allora forse non dobbiamo parlare, non deve parlare un giurista, bisogna parlare di un esperto di comunicazione o di politica, questo è un altro discorso. Però vi invito a tenere separati questi due aspetti, l'aspetto della responsabilità civile sui danni che possono derivare dal dato, che è veramente molto molto labile, molto molto improbabile che possa generare una vera e propria causa di fronte a un giudice, di proprietà soprattutto di danni civili,
sì, no, ma non sta in piedi, cioè nel senso è molto molto improbabile, e l'aspetto reputazionale, che lì forse una pubblica amministrazione che ha gli occhi della politica addosso può, capisco che possa sentire, ma sono due piani diversi. Riccardo Corradino, che ci ha fatto la domanda prima, che fa anche un esempio, quindi dice: se l'autore di un'opera condivide in Facebook, quindi con consenso espresso per quanto discutibile, si andrà ad applicare quella, la licenza di Facebook, come nuova licenza volontariamente sì, applicata. Però siamo veramente off topic, nel senso che qua parliamo di... cioè, abbiamo parlato di database, soprattutto di open data in ambito pubblico. Questo è una, capisco che sia, è un altro problema, però dovremmo fare un altro seminario sulle Creative Commons applicate al mondo della rete, ma è un altro discorso, non stiamo parlando di database. Okay. Il discorso di Facebook è un problema vivo, è vero, perché lì non c'è solo il piano della licenza, ma c'è il piano dei strettamente contrattuale, cioè dei termini d'uso che chiunque si loghi a Facebook, si registri su Facebook, accetta nel momento in cui si scrive, non c'è nulla da fare, cioè se volete partecipare al gioco, visto che il gioco visto che il pallone e il campo l'hanno noleggiato, ce l'hanno quelli di Facebook, se tu vuoi giocare in quel campo lì, devi stare un po' alle loro regole. Però appunto è un altro tema, ne possiamo discutere in altra sede. Ok, ho un'ultimissima domanda che però magari merita una risposta anche questa via email in privato, perché chiede chiarimenti su che cos'è un diritto sui generis. Ora, se riesci a farlo in due parole... No, nel senso, rimando abbiamo fatto un seminario intero, probabilmente allora, è una delle persone che non ha seguito, è il primo. Il primo abbiamo fatto, lo so, infatti avevo detto, ho segnalato che era molto importante, oggi è un terzo seminario, quindi ho dato per scontato un po' di cose. Per capire il seminario di oggi bisogna avere chiaro che cos'è il diritto sui generis. Capisco che senza questo pezzo, quindi invito a rivedere quantomeno le slide del primo seminario, che sono già state inserite come link in queste slide, oppure okay, sugli atti sul sito della quindi della regione. www.agendadigitale.regione.lombardia.it. Benissimo. Esatto. Io vi ringrazio, come dicevo all'inizio questo è l'ultimo di tre webinar, ma non è detto che col nuovo anno si cominci a ragionare anche su altri argomenti che riguardano sempre comunque le competenze digitali. Adesso avranno nel momento in cui chiudete il webinar vi ricordo che comparirà il questionario, la survey a cui vi chiediamo di dare una risposta. Vi saluto lasciandovi all'ultima slide con eventualmente anche i nostri riferimenti, in maniera tale che se avete qualche email, qualche domanda, potete comunque raggiungerci. Grazie a tutti per adesso e a risentirci. Grazie, grazie a tutti anche da voi. Grazie anche una volta. Ciao. Grazie, Jackson Rullo. Dovrei scegliere anche a voi.